Ciao bambini, eccoci qua a un'altra puntata del Nonno Arturo. Nonno Arturo si muove. Nonno Arturo, cosa c'è? Sono triste. Ma perché sei triste? Tutti i bambini aspettano l'ora di vederti. Non l'ho saputo. Cosa? Che quest'anno non si può fare il carnevale. Eh no, perché sai che c'è ancora in giro quel mostriciattolo brutto cattivo di un coronavirus. E quindi non si può stare tutti insieme. Ma sai, nonno Arturo, si può festeggiare in casa. Davvero? Eh già, ti travesti in casa, metti la musica, fai le danze, e canti. Anche i carri? E non so se riesci a fare i carri in casa. Eh sì. E come? Prendi, che ne so, un passeggino. E cosa ci metti su? Qualcosa e la musica e olè. Ah beh, fatto così, va la bene. Bamba. Sai, si può usare la fantasia. Sì. Io l'ho usata, eh? Sì, e cosa hai fatto? Quindi. Ho preso. Cosa hai preso? Ho preso un pomodoro. Un pomodoro? Ci ho messo gli stuzzicadenti. Ma poro, gli hai fatto male! No, non ha pianto. Non ha pianto il pomodoro. No. E no. Poi ho fatto un animaletto. Ah, e che poi animaletto? La prossima volta lo facciamo insieme. Che bella idea, sì, insegno. Sì. E quindi serve, lo metterai sul carro del carnevale? Oh, bambini! Ma avete visto? La zia Flavia com'è bella! Oh, grazie, quanti complimenti che mi fai! So, cosa vuoi? Dimmi un po', quando fai complimenti vuole qualcosa. Voglio una maschera per carnevale. Ah, te la devo fare io? Eh sì. Ma che maschera vuoi? Come ti vuoi travestire? Oh, non li conosco i personaggi, me li puoi chiedere a me, io te li racconto. Allora, vediamo così. Arlecchino. Allora, Arlecchino lo so. Lo sai? Io lo conosco. Ok. È un signore. Sì. Che è tutto fatto di collage, tutto colorato. E cosa vuol dire collage? Sono pezzettini di tessuto diversi messi insieme. Non aveva i soldi per comprare un vestito. Ah, oh, poverino. E allora ha fatto così. Ha preso vecchi vestiti, li ha tagliati e ha fatto un costume. E li ha attaccati tutti. Ma quindi era bellissimo, di tutti i colori. Diciamo originale, ecco, bello si può discutere. E tu vuoi fare Arlecchino? No. Puoi fare pantalone? Pantalone ce l'ho. Ce l'hai pantalone? Ce l'ho i pantaloni. Sì, ce ne ho due. Ma ne hai solo due? Due soli. Uno blu e l'altro? È rosso. Ma non l'hai mai messo rosso? Mi vergogno. Perché? Perché sembro, sai, quei ragazzini che però non sono più ragazzini. Ecco, non mi piace. Non ti piace. Io sono un uomo serio. Ah, va bene, allora. Sono vecchio, ma sono serio, eh. Ah, meno male. Quindi. Non faccio battute. No, sei diventato molto bravo. Sono serio. Sì, allora ascolta, visto che sei serio, chi è Pantalone? Pantaloni era una maschera che praticamente non aveva i soldi per il pezzo di sopra e allora aveva un pantalone grandissimo e ci faceva anche la camicia dentro. Ma veramente così? Sì, così, eh. Ma stai dicendo delle stupidate che non si può dire? Stupidata non si può dire. Non è uscito. Sì. Stai facendo così o invece... Ciucchezzuole. Ecco, stai dicendo ciucchezzuole o è la verità? Non lo so, non ho studiato. Ma dai, allora devi andare a informarti. Dove? Per la prossima volta. Andiamo in libreria. In libreria, va bene? Poi diremo quale la prossima volta. Sì, diremo dove andare, va bene? Sì, vai tu? Esatto. Andiamo insieme. Andiamo insieme. Perché io sono... Oh, porra me tutto il giorno con io te. Io sono un'emanazione tua, sai. Va bene. Allora ascolta bene adesso. Non ho capito che maschera ti devo fare. O vuoi un animale? Ci sono altre maschere, fammi delle domande. Solo Arlecchino e Pantaloni? Conosco solo Arlecchino e Pantaloni perché c'è la canzone. Ce n'è un'altra. Ce n'è la canzone, dimmi. Col cappuccio. Pulcinella. Brava, hai studiato. Ho studiato. E sai perché si chiamava Pulcinella? No. Perché in realtà... Non lo posso dire. Non lo puoi dire? Era un pulcino, ecco, diciamo. Ah, era un pulcino, per sì. Quello che... E perché è tutto bianco e pulcino è giallo? Perché è caduto nella varicchina, la candeggina. Ah, e quindi è diventato tutto bianco. Eh sì, si è scolorito. Bambini, non si tocca la candeggina, pericolosa, brucia. No, mai toccare, no. Mai, no. Vuoi ascoltare la mia canzone? Intanto scegli come vuoi vestirti per carnevale. Cioè, tu vuoi cantare? Sì. Tipo la la la. Vuoi che ti canto la canzone? Non lo so se lo voglio. Brava. Bambini, voi lo volete? Ha detto di sì. Ha detto di sì, e allora vai.
Il carnevale. No, non fare così. Ascoltala. Ma sei intonata, perché io mi preparo, eh. Preparati, ascolta, devi ma fare sai così. Cantare? Fai il direttore d'orchestra. Faccio. Il carnevale con le mascherine, con i coriandoli e le trombettine, porta allegria, porta confusione, con Arlecchino e Pantalone. Vieni, oh carnevale, facci ballare insieme a te. Porta divertimenti che fanno i bimbi tutti contenti. Però non fammi ridere. Non sa cantare, però è simpatica. Come non so cantare? È simpatica la Flavia. Non era bella la mia canzone? Guarda, le tue canzoni sono talmente belle. Bene. Che penso che si potrebbe fare un disco. Facciamo un disco. Editore Nonno Arturo. Ma che bella idea! Disco per bambini. Dai, ne so tante, eh. Ma le sai o le hai inventate tu? Le so, non le ho inventate. Forse ne ho inventata una. E di chi una. Sono i diritti? Oh, non lo so. Non si può usare allora, eh? Allora li inventiamo noi. Sì, perché la Flavia è intelligente, è bella, è simpatica, sì. È buona. Sì, poi ancora. Sì. Cosa? Ma tu sai non suonare? Non mi cosa voglio? E infatti, cosa vuoi? Un cioccolatino. Il cioccolatino non ce l'ho. Non ce l'ho perché fa male ai denti. Devi lavarti i denti se vuoi mangiare il cioccolatino. Ma dov'è? Io guardo i denti. Non ce li hai. Sono caduti tutti. E come fai a mangiare? Mangiavo troppi cioccolatini, sono caduti tutti i denti. È vero, bimbi, bisogna lavare i denti, eh. Sì, ma non troppo. Fate come nonno Arturo. Non 7 volte al giorno, no, tre, perché cosa succede 7 volte al giorno? È che poi dopo ti mangi tutto quel dentifricio e ti va al cervello, eh. Ah, perché sai, nonno Arturo, o che nello stomaco. I bambini ogni tanto mangiano il dentifricio. Non si mangia! Diglielo! Non si mangia il dentifricio, è tossico. Che fa male. Serve per pulire, basta. Io non ho ancora capito però cosa vuoi come maschera. Io voglio la bellezza. Ma no, quella è la maschera, un'altra maschera. Ti metto su il cetriolo sugli occhi la prossima volta se io vuoi. Lo mangio il cetriolo. ma se vuoi la maschera di bellezza si mette sugli occhi. Ma non devi dire quelle cose sì. Lì che non si possono dire. Adesso ascoltami bene. Vuoi che ne facciamo una insieme? Facciamo vedere poi ai bambini come si fa. Una delle prossime puntate. Col cetriolo sugli occhi. No, la maschera di carnevale. Ah, va bene, la prossima volta facciamo la maschera, dai. Facciamo una maschera di carnevale. Sì, ora sono un po' stanco. Sì, ma non hai detto che maschera vuoi, però. Voglio la... È stanco. Sono stanco. Allora pensaci. Che triste. Anche voi bambini, pensate che maschera volete per carnevale. Quindi li salutiamo. Ciao. Ciao bambini. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao, non russare, vai a dormire che è meglio. Che poi mi mette la mano sulla bocca e mi fa soffocare. Non Arturo. Mamma mia, adesso me lo devo anche subire che ronfa. Ciao bambini.